Sì. Eccoci qua, ciao, buonasera a tutti. Qui al palazzetto di Aqualagna potete fare anche l'applauso spontaneo. Bene. Grazie, grazie. Benvenuti, ben arrivati qui in questa serata speciale che coincide con la visita di grandi campioni della pallacanestro pesarese e degli storici studenti dell'88 e del 90 della Scavolini. Ve li vado subito a presentare, sono qui per una tournée appunto nella nostra provincia. Non poteva mancare la tappa acqualagnese che quest'anno chiaramente in occasione di questa grande promozione in Serie C vale doppio. Un applauso grandissimo vi chiedo al grande Darwin Cook. Come on, Darwin, thank you. How are you? Ladies and gentlemen, Mr. Darwin Cook, how are you? Amen. Ovviamente scudetto dell'88 e scudetto del 90. Ah. Non ho capito. You don't understand. Ok, chiamiamo il suo amico Darren Day allora, vai. Please, Mr. Darren, come in. Come here, please. Più forte questi applausi, grazie. Facciamo sentire il calore di Aqualagna. Lui ha capito. Ha detto che tu hai capito poco o poco poco? Abbastanza bene. Oh, allora capì. Capisci italiano? Just a little bit. Ok, scudetto 1988, you remember? No, so big campionato, non so più studente, dopo abbiamo vinto 2 anni. 2 anni di seguito, facciamo un applauso perché anche se sei abituato, un po' emozionato. Sei emozionato? In questi giorni sono sempre sui giornali, è vero? Siete sempre sui giornali tutti i giorni per ricordare questa vittoria. Ecco, abbiamo qui che fa parte anche della vostra, poi ve li presenterò, del grande inferno biancorosso. Abbiamo la falange armata della Aqualagna alcolica, della tifoseria, che dopo vi presenterò. Nel frattempo voglio chiamare anche Domenico Zampolini, primo e secondo studente, tutti e due gli studenti. Sono informatissimo, sono studiato. Come va? Bene. Questi giorni proprio pieni di festeggiamento. Ma noi siamo sempre in festeggiamento, quando giriamo le mani, tutti quando ci vogliono bene, ci siamo fatti come il bene, per me che tanto che ci ricordano di quanto. Bene, bene, questo è un vero risultato, dopo un po' di anni, non diciamo quanti, ma tanto i conti si fanno bene. Beh, la vita è così, sono già passati 30 anni, va bene così, l'importante è che la gente si ricordi, abbiamo lasciato qualcosa di importante. Sicuramente questi ragazzini sono la testimonianza, no? Perché poi la ruota che gira, dopo ne parleremo e gli facciamo fare alcune domande a voi campioni, che è molto importante, siete un esempio comunque fondamentale sia per lo sviluppo, la crescita di questi giovani ragazzi che per tutto il movimento della pallacanestro. Chiamo anche un altro grande campione che è Renzo Vecchiato. Ragazzi, su con questi applausi, perché io sono esigente, voglio gli applausi. Benvenuto ad Aqualagna. Allora, hai visto quanti giovani? Sono tutti giovani di questa grande realtà che qui alla Aqualagna ormai è una vera realtà importante. Cosa gli diciamo? Cosa gli diciamo? Una parola. Adesso vediamo un po' perché non è una parola.
questo tipo di campioni e di manifestazioni. Poi volevo chiamare a questo punto, da un po', venite pure qua, vieni Angelo, vieni, non mi puoi lasciare da solo. A me l'Apollo non la vita, mi sta contro te. Ok, non vi faccio parlare di cosa succede lì, quindi facciamo parlare un uomo che è il presidente. Vogliamo salutare questi campioni, ma non vi affollate, mi raccomando, non vi affollate, uno a caso, dai, che domanda facciamo? Tu c'hai la faccia da domanda. Quanti punti ha fatto in campionato? Ok. Diciamo, quanti punti in tutto il campionato in una partita? In a match, how many shot, how many points you, the best... raise that, yeah. How many points? Due. Non è vero. Non è vero. Cioè, se non se lo ricorda lui, io non me lo ricordo. Con questo facevo fare canestro a me, che era una roba incredibile. Era bravissima, passata da qua, a rubare i palloni, e ripeto, a Darwin e a Dampo ci ha fatto fare tanti canestri. Ok, lui la modestia ha detto due, ovviamente tanto lui farebbe fare canestro anche a me, che più che giocatore di basket potrei fare la palla. Quindi un grande applauso ancora a questi campioni. Vorrei, se sei d'accordo Presidente, chiamare Marco Piccoli. Vieni qua, che c'è il coraggio. Più applauso, più di rapporto. Allora, questo è grosso, brutto e capisce, sai? È il fondatore, founder, si direbbe, founder dell'inferno bianco rosso, la tifoseria storica della Scalvini, è lui praticamente. Guardatelo e stateci lontano perché mena. No. Ovviamente pesarese doc. Sì. O di Fano, no? No. Allora, cosa ci vuoi dire di quei tempi? Raccontaci un'impressione velocissima. Ma veloce, forse è questo. Pesaro è sempre stata una città che ha vissuto di pace, però fino al 1979 ha bivacchiato, diciamo, finché poi Scavolini decise di mettere le mani nelle tasche e cominciare a costruire quella che poi con l'arrivo di Mimmo, di Ario, di Magnifico, di Darwin e Darwin è diventata la squadra che, secondo me, non perché sono tifoso di Pesaro, ma veramente noi abbiamo espresso il basket migliore per 6-7 anni e non abbiamo vinto un cazzo per quello che abbiamo espresso, perché abbiamo avuto decisioni anche a livello di federazione, dove sono portati via 3 scudetti tranquillamente. Questi ragazzi potevano avere sicuramente 4-5 scudetti e noi con loro. Però è una... certo, ce li ricordiamo tutti quei tempi, in effetti. Però è una gioia averli qui con noi, e per me è stato bellissimo rivedere Daniele Dare, vecchiato e Vico, ci vediamo più spesso. Però ragazzi, quello che voglio dire a voi, soprattutto voi che cominciate a giocare, giocate a basket, non lasciate perdere i telefonini e i computer a ribecillirvi, a
Su questo mi trovi d'accordissimo, complimenti, un bel messaggio, molto molto d'accordo. E allora un ringraziamento anche a te per la tua testimonianza, chiamiamo i cugini acqualagnesi dell'inferno bianco rosso. Importantissima porzione di tifo. La falange alcolica. Come no? Eccoli qui, sono timidi ma sono fuggiti perché c'hanno... c'è la damigiana, non c'è la damigiana di vino lì dietro, venite qua, facciamo un applauso. Cranio, vieni qua. Cranio, vieni. Non essere timido, mi sembri un giocatore di tennis vestito così oggi. Allora, facciamo più applauso perché qui c'è l'acqualagna che andava presa a fare tifo, vero o no? Sì, sì, sì. Con la sciarpetta. Parlo io. Facciamo parlare al mio amico Raffaele del Toledo. Il zio sono qui, è timido. È timido lo zio. Però è stata la sensazione. E questi campioni qui. Ha detto tutto già Marco. gli hai dato 50 euro per parlare anche per te. No, invece io mi chiamo, Marco ha detto quello giustamente, e ha lanciato anche un grande messaggio. Voi quella volta, quando andavate a Pesaro, un po' le sensazioni, com'erano quei tempi? Stupendo, specialmente il primo scudetto, mi ricorderò sempre via dei partigiani, gli amici del Palazzetto, tutta la piazza piena, la gente fuori, il delirio, e grazie a loro questo. È stata una roba grandissima. I vostri supporter, i vostri fan, lo ricordi? Era quello che teneva di più, lo garantisco. Non c'ero ma... Grazie. Facciamo una foto con la società, poi volevo chiamare anche... Aspetta, facciamo così. Chiamiamo anche il sindaco che ha portato dei pensieri, mi hanno detto dalla regia. Quindi un grande applauso al nostro mio sindaco, Luca Nisi. Accompagnato, ovviamente, poteva mancare il nostro assessore allo sport, Marco Luca, quindi grazie e saluto esattamente. Adesso vi portano i saluti dell'amministrazione comunale dell'Acqualagna, ovviamente, e che adesso vi... Ok, le buste ve le hanno fatte vedere, adesso se le riportano, non è che ve le lasciano. Scherziamo, faccio io da damigella? Ecco, la parola al sindaco, un applauso, grazie a tutti. È inutile dire che è un onore, salto tutta quella parte per dire come la vivevo io da Pomese. Io in quel periodo insegnavo a Pesaro e mia zia abitava in Viale Partigiani, vicino al palazzetto. Quindi mi era anche una fotografa e un fotografo marito, quindi io vedevo tutte le foto della Scavolini, anche se io giocavo a calcio in Acqualagna, quando giocavo a Scavolini si guardava la Scavolini, perché era, univa tutto un territorio, non solo Pesaro ma tutta la provincia. Vi siamo stati vicini anche noi, oltre a Acqualagna alcolica. Veramente, grazie per quello che avete fatto per voi e a Pesaro. Facciamo dire qualcosa all'assessore Luca Pretelli, non puoi non lanciare non puoi lanciare un messaggio l'assessore, no? Innanzitutto, buonasera a tutti, l'amministrazione comunale non può che ringraziare la società di basket Acqualagna per questo splendido evento che ha organizzato. E la presenza di questi campioni deve essere un monito, deve attirare ancora di più giovani a frequentare questo palazzetto, perché così come stanno facendo negli ultimi anni si deve ancora sviluppare ancora di più l'attenzione di tutti i giovani verso questa attività che è il basket. Quindi onorati della presenza di questi grandi campioni, speriamo che sia di monito e di buon auspicio per tutto il basket acqualagnese. Grazie. Sicuramente lo sarà, gli sforzi della società e di tutta la comunità anche dell'amministrazione saranno premiati. Andiamo a consegnare in cadeau i pensierini per i nostri ospiti. Un applauso ancora a questi grandi campioni che ci hanno onorato della loro presenza, della tifoseria, dello stomaco, dell'inferno biancorosso.
Bene. Grazie, grande applauso veramente. Vogliamo, c'è il nostro Marco, vuole fare una domanda. 30 anni fa girava a peso la voce perché non era scelta 30 anni fa, no? Che rivolgate a denunciare perché con la funzione acquaragna alcolica c'erano anche a peso, c'è ancora con acquaragna facevate bichir quanti, questo è per danno d'immagine. Per danno d'immagine. Mi ha raccontato poco fa Santarelli, lo sai cosa accadde 30 anni fa? Quando vide il sindaco di allora, Ovidio Lucerini, a Guaraglia Alcolica, li convocò tutti in comune. E gli ha dato il daspo, la buona anima di Ovidio. Un applauso anche a questi ragazzi, a questi bei tempi, con l'auspicio di nuovi tempi. Presidente, facciamo una foto tutti insieme? Vai, vicino per la foto di Rito. Un po' di sottofondo, allora un applauso a questo grande tecnico, Suore Luce, sempre presente, e ti fa partire la base adesso, vero? Scherzavo. Eccoli qua, dove è il camera? Ecco. Faccio una foto anch'io, dopo la mano. Dopo la mano, vai, pronti? Un bel cheese. Occhio, pronti, attenti, smile. Eccoli. Ok, thank you, big applauso, grande applauso. E se il presidente dà l'ok, farei sfilare anche la selezione della pallacanestro qua. Sono arrivati, non sono arrivati, stanno facendo tutto. La prossima volta passeranno alla Qualagna fra 30 anni. No. Forza, fate presente di dietro, facciamo. Ok, adesso togliamo questo, prendiamo i ragazzi. Solo. Solo, vai. Vai, venite giù. Facciamo una bella foto. Ricordo delle giovani e delle vecchie glorie del basket italiano e americano. L'avete fatta questa? Ok. Aspetta. Facciamo adesso, parliamo? Se vuoi improvvisiamo anche una. Abbiamo uno dei protagonisti più importanti della passata stagione e sicuramente della prossima, che è quasi pronta. Quando si comincia? 5 ottobre a San Marino. Domani facciamo la prima amichevole, poi vediamo squadra abbastanza nuova, vediamo un po' di chiamare tutto, qualche urlo in più. Quindi cominciamo all'estero, insomma. Cominciamo all'estero, sì. In Europa. A San Marino 5 ottobre, pallacanestro a Qualagna contro Titano San Marino. Bene, come si dice, non si dice in bocca al lupo, come si dice? Crepi. No, il lupo adesso è protetto, non può crepare.
Va bene, lasciamo stare questa storia del lupo. Prima partita in casa, mister. Partita in casa 5-7-12, 12 ottobre contro Loreto, che avevamo battuto l'anno scorso in Serie D. Speriamo di ripeterci. Non posso toccarlo perché c'è la gente. No, loro se sono passati insomma al santuario, magari qualche carta in più ce l'hanno, se no gli ridiamo le bastonate anche quest'anno, giusto o no? Sempre, sempre. Un applauso al nostro grande mister che è anche molto molto simpatico. E allora, se siamo pronti, aspetto.
essere venuti, vi ricordo 12 ottobre prima casalinga qui al palazzetto Controloreto. Grazie e ciao, rimanete collegati su Pallacanestro Acqualagna.